Salve a tutti amici di YouTube, eccomi oggi in questo video dove vi mostro queste due fili di luci prese in un centro commerciale qui nella zona, luci cinesi economiche, abbastanza pagate cosa 5 euro l'uno. Sono delle luci a batteria, precisamente 20 lampadine ciascuna catena, alimentate appunto con una batteria mi pare 1,2 volt, vedete qua. 1,2 volt, 300 mAh, ricaricabile. Questa batteria qua, diciamo, si carica tramite il pannello solare qui, però ha poca autonomia, di circa un'oretta e mezza, due. Dopodiché non mantiene più la carica e la catena si spegne, si affievolisce. La mia idea era di due catene, farne una, e collegarla tramite alimentatore, quindi tramite corrente. Qui ho un alimentatore vediamo se mette a fuoco, 3 volt, 80 mA. Adesso facciamo la prova e vediamo. Altresì avevo pensato di collegarla a questa scatoletta qua con le tre batterie, che è niente altro che un controller con timer, dove c'erano collegate un filare di luce da 180 mini LED. Quindi adesso faccio un attimo di prove e vedo quale sia il più consono, anche se io volevo usarla proprio a corrente. Eccomi qua, non so se si riesce a vedere. Ho collegato l'alimentatore alla corrente. Se lo collego qui, a parte lo sforfallio perché i contatti non sono ben saldati, comunque la luminosità c'è ed è più potente rispetto a quella della batteria, come possiamo vedere. La mia idea era appunto collegare le due catene in una sola, faccio così, all'ultima lampadina di questo, tiro via il pannello solare e attacco l'altra catena, anche se non si dovrebbe farlo, e voglio vedere appunto come viene fuori. Eccomi qua, ho tolto via il pannello solare. Riuscite a vedermi? Sì. Ora spelo questi fili. Purtroppo pensavo di collegarlo direttamente dentro a questa, ma li hanno praticamente incollate con la colla a caldo. E anche se si possono svitare, non è possibile fare il collegamento. Allora, speriamo i cavi, mi uso questa forbicina qui perché i cavi sono veramente piccoli e sottili. Come vedete, si spelano in 2 secondi. Devono stare molto leggeri. Eccola, molto molto fini. Allora, adesso la mia idea era appunto di tagliare anche questo e collegarla direttamente qua, non eliminando la lampadina, cioè questa la lascio far così, ecco. Eccomi qui, ho collegato una catena e l'altra catena e ora collego anche questa ultima lampadina. Purtroppo adesso ho visto solo adesso che non ho guaine termorestringenti, quindi mi tocca optare per il nastro isolante. Adesso non ho tempo di tirare fuori lo stagnatore perché volevo dargli proprio una leggera saldata in modo che stessero più saldi, dato che sono appunto fini. Proviamo. Presumo che non vadi, non so, se non volevo collegare a sto punto direttamente alla corrente. Infatti funzionano. No. Sì, però non va all'altra e neanche quella che ho collegato, perché le ho collegate naturalmente al contrario, come sempre. Allora, fermo questo, lo fermo anche questo, e questo in teoria va collegato di qua. Non è proprio. Vediamo se va così. Ecco,
Funzionano perfettamente tutti e due i filari. Adesso devo solamente collegare questa. Proviamo adesso. Sempre dalla parte contraria. Fatto. Funzionano. Hanno bene o male la stessa luminosità, un po' più di luminosità rispetto a con la batteria, però ho due catene. Questo è collegandola al circuito. Volevo provare a collegarla direttamente senza il circuito e vedere se cambia qualcosa. Sì. Oppure no. Mi sembra ci sia un pelino di più luminosità. Sì. C'è un pelino di più luminosità. Quindi l'alternativa è o collegarla direttamente lì o qua, anche se io la manterrei il circuito. Proprio lo otterrei. Però questo è un alimentatore da 3 volt. Dovrei averne qualcuno di più forte, possibilmente con più milliampere. Adesso guardo. Eccomi qua, amici. Alla fine ho staccato il circuito in quanto ho collegato i due terminali all'alimentatore, ho cambiato alimentatore, purtroppo di altri più piccoli non ne ho, e quindi ho utilizzato uno da 5 volt con 0,7 ampere, non i milliampere che c'erano, che richiedeva prima, non mi ricordo adesso, 300 milliampere, ecco. Purtroppo, non causa degli ampere ma dei volt, in quanto questo supporta 1,2, io ho collegato un alimentatore da 5 volt, quindi tendeva a fumare il circuito. Alla fine ho deciso di staccarlo completamente e l'ho collegato direttamente all'alimentatore. Quell'alimentatore che sto utilizzando adesso è un classico alimentatore della Samsung che veniva usato per caricare il cellulare, e come uscita eroga appunto 5 volt a 0,7 ampere. Classico alimentatore della Samsung dei telefoni, dei primi telefoni Galaxy, insomma, vecchio. E niente, ora sistemo bene, collego bene i due fili e le luci sono, diciamo, pronte. Ecco qui, cari amici, il risultato finale del lavoro. Come possiamo vedere, abbiamo una catena unica, bella lunga, molto molto belle. Perfetto. Lavoro ottimo. Molto molto belle. Bene, amici, noi ci vediamo ad un altro video. Ciao a tutti!